Oggi è una giornata importantissima per la prevenzione e la formazione. Obiettivo Zero è una manifestazione che dovrebbe essere ripetuta frequentemente in tutti i comuni. Oggi abbiamo la possibilità di spiegare ai giovani neopatentati e quelli che conseguiranno la patente di guida quali sono le condotte responsabili, consapevoli, che devono essere tenute alla guida degli autoveicoli, non solo anche alla guida degli autoveicoli in occasione di un sinistro stradale, gli obblighi quindi che ci sono per i conducenti, l'obbligo di prestare assistenza, l'obbligo di rendere testimonianza e soprattutto dobbiamo allertarli e spiegare loro quali sono le conseguenze drammatiche di un sinistro stradale, dal più piccolo a quelli più gravi, con lesioni gravi gravissime, agli omicidi stradali per colpa. Questa è una giornata importantissima e il mio obiettivo di oggi è proprio quello di spiegare loro quali sono le conseguenze, non solo penali, ma le conseguenze anche sulla vita loro e sulla vita delle altre persone. Abbiamo veramente aderito con entusiasmo alla proposta dell'Associazione Italiana dei Parenti Vittime della Strada, perché crediamo molto nella prevenzione. Il dottor Masini, procuratore della Repubblica, ci ha onorato della sua presenza con la precisazione che voleva essere un momento di formazione per le scuole. Formigine non ha scuole superiori, quindi io ringrazio davvero i comuni vicini, Modena, Sassuolo e Maranello, ci hanno aiutato a portare i ragazzi delle superiori nel nostro comune. Saranno due giornate proprio al servizio di un messaggio: guidare è purtroppo avere in mano un'arma e bisogna quindi approcciarsi alla guida non con leggerezza o magari come consuetudine, magari mentre stai litigando col figlio, col partner, rispondendo a un messaggio o pensando a quello che ti è capitato, ma con estrema attenzione, perché un attimo di distrazione può costare a te, ai tuoi cari, alle persone che ci circondano veramente la vita. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di allestire, insomma, di mettere in campo tutta una serie di enti, insomma, che in qualche modo possono concorrere, insomma, diciamo, alla riduzione di questo problema. Ci speriamo molto, speriamo di riuscire a trasmettere qualcosa a questi ragazzi in maniera tale che riescano a capire che anche in strada, cioè la strada è un luogo estremamente pericoloso, nonostante noi non ci pensiamo normalmente, però è estremamente pericoloso e noi dobbiamo mettere in atto dei comportamenti che cerchino di abbassare questo rischio. Il numero per noi non sarà mai soddisfacente, anche uno è un sinistro di troppo. A casa di chi ha subito purtroppo un sinistro stradale mortale, come ad esempio io e tutti i familiari che fanno parte di questa associazione, zero è l'unico numero accettabile. Sarà utopistico, sarà impossibile da raggiungere, ma noi non possiamo che dire, gridare e fare il possibile e impegnarci per ottenere quel numero che è zero. La manifestazione si chiama Obiettivo Zero per questa ragione: non possiamo ammettere né accettare un numero di sinistri maggiore di quel numero. I giovani sono la parte più tenera, sono il ramo che si può ancora orientare. Noi dobbiamo lavorare con loro. Oggi abbiamo chiamato rappresentanze di molte scuole superiori. Sono ragazzi che vedo molto svegli, attenti. Hanno l'opportunità forse unica nella loro vita di incontrare il procuratore capo, di vedere tante polizie insieme, di chiedere, di avvicinarsi alle divise, ed è quello che noi volevamo. Li vedo interessati e spero che questa giornata gli rimanga come sensibilità e come ricordo e anche come qualche competenza in più imparata su piazza.